Buongiorno Matteo Beltrami, benvenuto a Chiasso Letteraria e grazie per il suo lavoro, che qui lo posso far vedere, scusate, il mio nome era 125 e di questo che vogliamo parlare con Matteo Beltrami. Subito una domanda, Matteo, padre e figlio riuniti in un libro, che cosa ha rappresentato per te e per tuo padre questo percorso? Ma sicuramente è la sorpresa di riscoprire una nuova identità. L'annientamento identitario che è stato messo in atto in quelle decadi, no? Ha comunque procurato degli strascichi non indifferenti alle generazioni successive anche. Perciò a volte ci si ritrovava un po' a sentire, percepire delle forme di vuoto, senza però riuscirle a correlare a dei fatti accaduti, perché magari certi fatti erano finiti in una nebulosa, nel dimenticatoio o anche nella vergogna di poterli raccontare. Dunque una riconquista identitaria familiare, generazionale, che ha permesso di ridare forma a epoche, nomi, volti, luoghi, aneddoti, forse rimossi, difficili da raccontare. Un grande percorso, nel senso che è stato un percorso lungo, che sta volgendo al termine, di questo anche sono anche contento, perché come dico nella prefazione, l'incubo è finito, perciò per noi almeno non vale più la pena rievocarlo in maniera troppo pesante. Ho capito Matteo, tu appunto dici, pagine, cioè in questo libro sono pagine buie della storia, perdonami questa domanda un po' leziosa, perché gioco su degli ossimori che così sono un po' leziose davvero, quindi pagine buie della storia che tu hai voluto mettere in luce senza nascondere i coni d'ombra di tutta questa vicenda, come ci sei riuscito? Allora, ho qui casualmente un libro che si intitola Il libro di tutte le cose, di un autore molto noto, olandese, Goose Kuchter, che ha partecipato al Festival Letterario per Ragazzi, Storie Controvento, qualche anno fa, io ho potuto conoscerlo. Questo libro mi ha permesso di iniziare a vedere la storia di mio padre con un'altra lente, dunque con la lente della magia. Entrare in quella storia con un fare documentaristico non è una cosa che avrei potuto fare, non fa parte di me, però con una chiave letteraria, forse anche un po' onirica, forse anche un po' magica, molto legata all'immaginario infantile, invece è una cosa che mi piaceva. Ho potuto immaginarmi per prima volta grazie a questo libro qua. E perciò entrare nelle zone d'ombra è stato qualcosa che ho fatto con una nuova luce io dentro. Ho potuto affrontarla anche grazie a questo fattore nuovo per me. Senti Matteo, questo periodo di pandemia, di chiusura, di contatti mancati, di relazioni sospese, come lo racconteresti in un libro? Ma forse qui rischio di peccare di retorica, però è vero, ha comportato diverse assenze, però ha dato la possibilità di creare ulteriori legami o comunque di rassodare quelli che veramente contano, forse di vederli un po' meglio. Io potrei forse raccontare una storia di eremitaggio, chissà, no? Alla fine della quale non si capisce bene cosa capita, perché ancora non stiamo capendo bene dove stiamo andando, però quello che è chiaro è che siamo stati chiamati a guardare un po' dentro noi stessi.